siamo qui a parlare del nuovo Monster 1200S, la versione top di gamma. Percorriamo insieme le principali novità. Innanzitutto il motore, 1200 di cilindrata, 4 valvole raffreddata liquido. Potenza molto elevata, 145 cavalli, ma soprattutto tanta coppia ad ogni regime e tanta regolarità di funzionamento. Altra caratteristica molto importante del motore è che il telaio e il telaietto sono direttamente attaccati alle teste, come avviene nel nostro top di gamma, la Panigale. Altra novità molto importante è la posizione di guida. Tutta nuova rispetto al passato, il manubrio è più alto e più arretrato, di 4 cm più alto e più verso il pilota di altri 4 cm, per avere una posizione sempre ancora un po' sportiva, ma molto più confortevole. Al comfort contribuisce anche la sella, più imbottita e di dimensioni maggiori sia per il pilota che per il passeggero. Quindi più comfort, ma sempre anche un Monster, quindi sempre prestazioni. Quindi della potenza e della coppia abbiamo già parlato. Nella versione S abbiamo una componentistica di altissimo livello. Le sospensioni sono entrambe Ohlins, forcella e ammortizzatore, e l'impianto freno anteriore è il meglio che si può trovare al mondo, lo stesso della Panigale, composto da due dischi da 330 mm di diametro, pinze monoblocco M50 e pompa radiale. La componentistica è di altissimo livello non solo per quanto riguarda le prestazioni, ma anche per l'elettronica. ABS, controllo di trazione di serie e tanti caratteristiche molto interessanti, innanzitutto il cruscotto TFT a colori di serie su tutti i modelli.